E così proprio lei, il moralista, quello che fa la morale ogni settimana agli italiani sui giornali, si è prestato a nascondere un assassinio. Col suo prestigio di uomo puro, ha comprato l'opinione pubblica, i giornali, tutti, e ha messo una pietra sopra un assassinio. Ma che assassinio? Quello era un matto. Ma là, Stefano, mi meraviglio. Si meraviglia. Si meraviglia di nausearmi. Lei, mio padre, tutti quanti. Ma lo sa che quello era un disgraziato senza nessuna colpa. Un essere inoffensivo. Un ragazzo disperato. L'ho visto io, è venuto da me. E per un miserabile milione lo hanno spinto a suicidarsi. Senta, la supplico, perché domani, stanotte, subito, non denuncia sui giornali tutto quello che è successo. Denunciare un pazzo che si butta dalla finestra? La prego, faccia qualcosa. La prego, lo faccia. Ora, subito, se ne freghi dei soldi che le dà mio padre. Ma cosa dovrei fare, secondo lei? Faccio uno scandalo. Io sarò con lei contro mio padre, glielo giuro. Beh, Stefano, adesso basta, eh? Quante storie. Già, quante storie per uno che è morto. E di cui tutti ora se ne infischiano. Lei per primo. Così anche lei è corrotto. Anche lei è dentro fino al collo nel mondo dei furbi. Ecco fatto, come dicevo io.